Noi in realtà stavamo appunto facendo una mattinata di redazionali in vista del 15 ottobre, ma i fatti corrono sempre più delle parole, quindi magari raccontaci direttamente questa giornata bolognese sotto Banca d'Italia, che è stata attaccata due volte dalla polizia, questo è quello che abbiamo letto. Sì, fondamentalmente questa data era stata lanciata un po' nei giorni scorsi da varie reti di movimento, in particolare da Occupy Bologna, che è questo spazio largo, un po' di movimento che si è costituito a partire dalla settimana scorsa dopo il corteo degli studenti medi che si è concluso con una campata in piazza Maggiore qui a Bologna. È stato lanciato appunto la settimana scorsa e questa mattina più o meno 200-300 persone insomma si sono trovate appunto sotto la Banca d'Italia come momento anche per dare da un lato continuità a quella pratica del sanzionamento delle banche, della rivendicazione del diritto a non pagare il default, e dall'altro perché in qualche modo Banca Italia rappresenta anche un po' un simbolo di quelle che sono le politiche, diciamo, di traduzione da un piano di finanza internazionale alle politiche locali. È solamente un elemento, come dire, baricentrale centrale in questo dispositivo di governo. Questa mattina appunto di fronte al tentativo di entrare dentro la banca, di occupare la banca, in caso insomma la giornata si chiamava Occupy Banca Italia, anche come forma di risonanza rispetto a quello che sta succedendo in questi giorni a New York, però appunto di fronte al tentativo di entrare ci sono risposte veramente anche molto violente dalla polizia, una prima carica in cui sono rimaste ferite più di due o tre persone mi sembra. Poi con il corteo, il presidio si è ricompattato, c'è stato un secondo tentativo di entrare all'ingresso della banca e di nuovo una carica veramente ancora più violenta, con alcuni poliziotti che sono distinti proprio nel cercare di puntare alle facce. Infatti purtroppo una compagna è finita all'ospedale con i denti rotti. In questo momento si è mosso davanti la banca un corteo che si sta anche ingrossando minuto dopo minuto. In questo momento sta continuando a sfilare per le vie di Bologna e come dire, dal microfono viene annunciato che è una giornata che non finisce qua, ci saranno altri obiettivi da praticare nel corso di questo corteo e lungo tutta la giornata. Comunque sicuramente un primo passo, diciamo, che l'avvicinamento al 15 ottobre romano, in cui da Bologna e tutta Emilia Romagna partiranno veramente tantissimi pullman, in tutta Emilia Romagna per dirne una non ci sono più pullman disponibili, quindi sicuramente un'attenzione, una partecipazione grossa verso la data romana, però appunto oggi è un primo momento che sicuramente, come dire, in continuità con le corde parlate al corteo del 7 ottobre in cui tante banche sono state sanzionate, ma come dire, un obiettivo che rimarrà sicuramente anche oltre il 15. Oggi è una giornata anche per Roma, la prima giornata reale verso il 15 ottobre in piazza, quindi sicuramente visto quello che ci hai detto e come si sta ingrossando la manifestazione ci risentiremo nell'arco della giornata e comunque ci vedremo tutti in piazza sabato. Pronto, non sento bene, scusa. Pronto? Un attimo, è caduta la linea. Vabbè, questa era la corrispondenza appunto dalla manifestazione di Bologna, caricata due volte dalle forze dell'ordine, ma comunque ricompattata e in giro per la città, una manifestazione che si appresta a raggiungere Roma sabato pomeriggio.